Buongiorno mister. Adesso Buongiorno. le partite iniziano a valere 3 punti, si inizia a far sul serio, possiamo dire. Prima le chiedo un'impressione, insomma, sulla prima settimana di allenamenti a piedi dopo aver viaggiato diciamo per tutta Europa e poi cosa chiede dai suoi ragazzi. Beh, l'impressione è ottima, avete visto anche voi, insomma, è un bel vedere, no? Poi sarà solo questione di tempo per mettere anche le cornici a tutto questo. E veramente complimenti alla società che ha fatto veramente un gran lavoro, necessario poi, oltre che bello. E ragazzi, cosa crediamo? Chiediamo quello che chiediamo sempre, cioè di fare le cose come hanno fatto fino ad oggi, in maniera seria, con le idee più chiare possibili rispetto chiaramente anche al momento. È da poco che abbiamo iniziato i lavori, ma questo riguarda tutti e quindi tutte le squadre avranno la stessa difficoltà, cioè di cercare di esprimersi compiutamente. Per ora noi siamo soddisfatti, avremmo desiderio di fare meglio, chiaramente, ma i tempi sono quelli che sono e quindi bisogna anche accontentarsi. Buongiorno mister, Buongiorno. i pregi e i difetti di questa nuova Roma di Fonseca, che forse è ancora un po' da scoprire. Ma i pregi credo che siano quelli fatti vedere anche la scorsa stagione, no? Sono le ultime formazioni, parlano di 10 undicesimi di ragazzi che si conoscono, che hanno già lavorato insieme, quindi questo probabilmente è un vantaggio. Io ho visto che c'è già la mano del nuovo allenatore, perché ha una fisionomia ben precisa la squadra che cerca di seguire. E penso che anche loro, come tutti, come dicevamo prima, che abbiano anche loro le loro difficoltà, talune difficoltà. E dopo in questa fase bisognerà vedere chi riesce a approfittarsi di che cosa, come sempre. Mister, da quando il Genoa è tornato in Serie A non ha mai fatto un punto a Roma, è l'unico grande tabù, insomma è uno stimolo ulteriore quello di magari iniziare dove mai il Genoa è riuscito da quando è tornato in Serie A tanti anni fa. Parlava del Genoa? Sì. L'ho saputo poco fa da Dino, che veniamo da 12 sconfitte consecutive contro la Roma, in quel campo. E beh, i numeri a volte sono impietosi, ma a volte possono essere anche amici. E quindi andiamo a affrontare una gara senza nessun carico particolare rispetto al passato. Cercheremo di fare meglio possibile, consapevoli che abbiamo di fronte un ambiente particolare, una squadra che ha grosse potenzialità, grosse aspirazioni e quindi noi cercheremo di esprimerci al meglio, sperando di riuscirci. Voi avete fatto un ottimo precampionato, insomma siete soddisfatti, l'ha detto anche lei. Ha qualche dubbio in vista di questo match con la Roma, anche in base proprio al come gioca gli avversari? L'ha detto poco fa Fonseca, insomma si vede la mano dell'allenatore o ha delle idee molto chiare, molto nette, quindi non ha dubbi. Nessun dubbio. Secondo lei la Roma cosa può fare in questo campionato? Come? La Roma cosa può fare in questo campionato? Una squadra che se la Lo gioca dirà il per cosa? tempo. Noi ci siamo prefissi. Il primo giorno che io sono venuto qua ho detto le parole contano poco, occorrono i fatti. Cioè, che senso ha che io dica una parte della classifica oppure l'altra oppure non ha nessun senso, no? Bisogna che ce la mettiamo tutta come ce la stiamo mettendo, non solo noi che andiamo in campo ad allenarci tutti i giorni, ma anche la società per quello che sta facendo. E quindi dopo io ho la convinzione, come ho sempre avuta, e i fatti poi sono andati sempre in quella direzione, che quando tu fai le cose molto seriamente e con molta applicazione, poi il risultato sarà il massimo che puoi ottenere, non un massimo assoluto magari, però
però il massimo che puoi ottenere, e noi dobbiamo tendere a quel massimo, come abbiamo fatto fino ad oggi. Senta, sul mercato è soddisfatto? Pensa che ci possano essere ancora dei movimenti? L'altro giorno è passato il Presidente, ha detto quello che mi dice Andrea Azzoli, è il Vangelo, quindi faccio quello che mi dice lui. Guardi, noi abbiamo sempre avuto un rapporto molto chiaro, ci siamo prefissati di seguire una linea e l'abbiamo seguita fino ad oggi. È chiaro che non c'è un allenatore che non gradisce che il proprio gruppo di calciatori non possa essere migliorato. La società vuole andare anche in quella direzione, se ci sarà la possibilità di migliorare un gruppo, ben venga. Certo è che ci siamo dati anche delle regole che sono relative, per esempio, al gruppo da avere a disposizione. Io non voglio allenare 28-30 calciatori. Voglio un gruppo, come abbiamo definito, fatto magari di due calciatori per ruolo, come abbiamo detto dall'inizio. E quindi dopo, se la qualità o se ci sono anche dei cambi che a volte impone il mercato, impone delle necessità da seguire oppure delle occasioni da prendere, ben vengano. Mister, rispetto alla partita di Coppa Italia, a prescindere dall'avversario, insomma, c'è tanta differenza, cosa si aspetta di vedere in più dalla sua squadra, che miglioramenti si attende? Ma sai, dalla Coppa Italia è passata una settimana, noi abbiamo cercato di rimettere qualcosa durante questa settimana, particolarmente in relazione all'avversario che andiamo ad affrontare. Però siamo in una fase ora, ma non solo noi, parlo naturalmente di tutte le squadre, in una fase delicata, perché mentre ora, fino ad oggi, tu hai cercato di dare una struttura anche facile da raggiungere, no? Che è un modo di essere, un modo di interpretare, una condizione atletica necessaria a questo periodo, ora arriva il momento dei dettagli e quindi da qui in avanti bisogna curare particolari dettagli che sono la cosa più difficile da dare e da curare e sono infiniti in una partita di calcio. E quindi tante volte ti trovi a discutere di situazioni che avresti già voluto mettere a punto ma che non hai avuto materialmente il tempo di mettere a punto, oppure ce ne sono altre che necessitano di ulteriore esercizio, perché l'apprendimento non viene perché tu lo dai verbalmente ma perché avviene per prove ed errori, per ripetizioni, per raggiunte convinzioni che tu devi dare e che devono essere apprese. Insomma, il lavoro è complicato per tutti, mica solo per me, ma avviene in questa maniera, quindi non si può avere l'utopia di arrivare a questo punto del campionato e dire la squadra è pronta. Almeno io non ce l'ho, perché la mia squadra non è pronta, per grosse linee lo è. E infatti fa intravedere per grosse linee ad avere acquisito una certa identità, ma da lì a dire che ci siamo è un po' presto. Quindi diciamo domani che cosa si attende? Una conferma, diciamo, di questi una conferma, un passo avanti rispetto alla scorsa settimana, abbiamo analizzato qualcosa che può essere migliorato. Come dicevo prima, abbiamo visto qualcosa che secondo noi ci può essere utile per affrontare questa squadra. Conosciamo le loro peculiarità e le loro forze e quindi dovremo essere bravi, se saremo bravi e se ce lo concederanno, a controbatterle. Le solite cose, niente di particolarissimo. Con che stato d'animo, diciamo, torna a Roma? C'è già tornato da avversario, ma che effetto le fa tornare in quello stadio? No, non sono tornato da avversario, no, perché l'anno scorso ero a riposo, andavo in bici in quel periodo. E ho tanti amici, è un ambiente dove ho vissuto una decina d'anni della mia vita, fra amici, fra tanti amici, che sono ancora tali.
e quindi vado ad essere ospitato da una società che mi ha dato tanto, sia sotto l'aspetto affettivo che sotto l'aspetto professionale, e quindi è un ritorno che faccio volentieri. Chiaramente ho degli obblighi e spero di dar loro un dispiacere, come è normale che sia. Mister, innanzitutto buon campionato. Grazie. E buongiorno. Anche a voi. Secondariamente i giornali di oggi che parlano del futuro del campionato mettono tutto il Genoa come la possibile sorpresa di questo campionato. Lei può essere d'accordo con questa decisione? Anche se, come ha detto prima, non c'è nessuno pronto il 25 di agosto a giocare in un campionato. Ma è chiaro che è l'auspicio di tutti, no? Di far bene, quindi è anche il mio. Io ho la certezza di far bene. Quanto bene non lo so dire, perché non dipenderà soltanto dalle mie certezze o dalle mie sensazioni o dalla voglia di quanto essere importante, ma quanto saremo capaci di essere importanti. E questo verrà fuori, come ne parlavo anche col Presidente ieri, verrà fuori dopo un certo numero di gare che diranno chi siamo, come siamo, quanto siamo. E dopo, rispetto a tutte queste componenti, verrà fuori anche il risultato, più che le aspettative del risultato. L'altra domanda è questa. Ieri c'è stata una grande riunione di arbitri come inizio campionato, però il terrore di tutti quelli che girano il mondo del calcio è la regola 12, i falli di mano. Cosa prevede lei su questa regola? Sarà veramente ancora più complicata dello scorso anno da applicare? Non lo so, io ho partecipato alla riunione ultima a Milano lo scorso stagione. E ho visto che c'era abbastanza confusione, non confusione, ma disaccordo anche fra noi addetti ai lavori rispetto agli arbitri. Però ho visto anche gli arbitri in difficoltà rispetto alle regole, perché secondo me talune regole complicano la vita agli arbitri, la rendono più difficile. A parere mio bisognerebbe andare in una direzione che semplifichi la vita agli arbitri, perché fare l'arbitro è veramente il mestiere più difficile fra tutti quelli che vanno dentro il terreno di gioco, compresi allenatori e calciatori. Ora si fanno aiutare un po' dalla tecnologia, meno male. Spero in futuro che siano messi nella condizione di essere aiutati ancora di più. Però io credo che le regole più semplici sono e meno possibilità di interpretazione hanno, oppure possano avere, e più facili da mettere in atto. Se invece la regola si trasforma in opinione, dopo diventa un problema. Dopo 50 giorni più di ritiro, la cosa che emerge, non tanto la tecnica, la tattica, il modulo, questo o quell'altro, che la squadra è entrata in osmosi con lei, con il suo modo di vedere il calcio, e tutti sembrano d'accordo di dover giocare questo calcio. Questa è la cosa positiva di questi 50 giorni di ritiro. Ma se questa è la sua sensazione, che lei ci ha seguito da vicino, sono contento che lei abbia questa percezione. Anche a me sembra che sia così. Credo però che il lavoro di questi 50 giorni non sia relativo soltanto al rettangolo di gioco, ma è ben più ampio e comincia da dentro Villa Rosta, nelle decisioni che ha preso la società, che sono esattamente, come ho avuto occasione di dire, erano le mie aspettative, quindi non ho nemmeno avuto bisogno di fare richieste particolari, perché erano condivise già ancor prima di annunciarle. Siamo andati tutti nella stessa direzione e quindi dopo diventa molto più semplice far funzionare il tutto. E quindi diciamo che
I primi 50 giorni di governo sono, credo che siano positivi. Ministro, buonasera. Lei prima ha detto che non ha dubbi, ci sono però delle defezioni al di là di quelle che conosciamo, cioè allora due squalificati e al momento tre infortunati, giusto? Sì. C'è qualcun altro? No, abbiamo avuto Criscito con uno stato febbrile ieri, non è venuto, è rimasto a casa, però stamani sta bene, oggi lavora con i compagni e quindi il mio dire di no che ho usato prima era relativo naturalmente a quelli che rimangono.